Selvaggia Lucarelli bacchetta Barbara D'Urso nelle ultime ore. È ormai risaputo che tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue. Eppure la giornalista, dalla penna infuocata, non perde occasione per attaccare la conduttrice Mediaset. In queste ultime ore, infatti, la Carmelita ha fatto sapere tramite i social che con il suo programma Live non è la D'Urso non andrà in onda due volte alla settimana, come si era precedentemente detto. Partiamo dal fatto che i dati Auditel parlano chiaro. Barbara D'Urso, schierandosi in trincea in diretta contro i competitor come i talk show di Fabio Fazio, Massimo Giletti, ha raggiunto quasi 4 milioni di telespettatori, toccando picchi di share che raggiungono il 21%. I vertici della rete privata avevano chiesto alla conduttrice napoletana di tenere compagnia al pubblico televisivo sia la domenica che il martedì sera. Il doppio appuntamento però è saltato, in quanto la D'Urso, nella diretta avvenuta il 22 marzo, ha dichiarato queste parole. «Ci abbiamo provato, volevamo tenervi compagnia anche martedì con Live, ma non è organizzativamente possibile, per adesso, garantire una doppia diretta di 4 ore, perché siamo troppo pochi. Ma presto ci riusciremo». Ma cos'è che in queste ore ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli, tanto da scomodarsi e farle scrivere una bella frecciatina sui social, dritta dritta a Barbara? Ebbene, proprio nelle ultime ore la regina di Cologno Monzese ha pubblicato su Instagram un video dal quale si evince che in quel momento i suoi collaboratori la stavano pettinando e truccando. La D'Urso li ha definiti eroi perché in questo momento gli italiani, per andare a lavorare, stanno rischiando di compromettere gravemente la loro salute a causa del coronavirus. Ma ecco che la parola eroi ha scatenato un putiferio sui social. Ecco qualche commento. Gli eroi sono altri. Infermieri, medici, forze dell'ordine, eccetera. Oppure, invece di farli lavorare mettendoli a rischio, potrebbe andare in trasmissione come mamma l'ha fatta. Ed ecco che a questo punto non poteva mancare l'intervento di Selvaggia Lucarelli, la quale, sempre sui social, ha espresso il suo pensiero nei confronti della Carmelita Nazionale. Potrebbe fare a meno di truccatori e parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui. O se proprio deve prendere una sola persona che faccia trucco e parrucco, ce ne sono molte, ha scritto la Lucarelli, che poi ha continuato. Potrebbe dare un buon esempio e mostrare di fregarsene di ciglia finta e cerone e truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutti noi. Comprese noi che andiamo comunque in TV con collegamenti da casa e ci permettiamo da sole, alla buona, visto che sono tempi in cui forse la sostanza dovrebbe preoccuparci di più della forma. Infine Selvaggia ha concluso in questa maniera. A Cologno ci sono 141 infettati, 9 morti. Lascia la gente a casa, Barbaré, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti. Pensa, il truccatore non può rimanere a un metro di distanza. A meno che, come pennelli, non usi le scope. A chi date ragione in questo caso? A Barbara D'Urso oppure a Selvaggia Lucarelli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.